Salve a tutti ragazzi, bentornati da noi in questo nuovo video di Forza Horizon 5. Dopo una settimana, credetemi, intera di duro lavoro, siamo riusciti a portare una figata come questa. La Ferrari SF90 stradale finalmente è arrivata. Ho fatto, ragazzi, un'operazione di farming allucinante. Questa qui era in premio con 80 punti di tutta la serie e li ho fatti in solo due stagioni, che vuol dire praticamente aver ottenuto il massimo. Non l'ho mai fatto in tutta la vita, credo, di ottenere il massimo dei risultati in due season consecutive per avere subito la SF90 stradale, che praticamente è come premio spalmata su 4 season. Ma io la volevo, Gigino la voleva e noi la volevamo provare, anche perché si tratta finalmente di un bel balzo in avanti anche in casa Ferrari. Come dicevamo negli scorsi video, nelle scorse settimane, ci sono state tante novità: Lamborghini, McLaren, anche Porsche. La Ferrari era rimasta un pochettino ancorata ai modelli di Forza Horizon 4, ma ora non più. Arriva questa SF90 stradale, per la verità un cenno, un anticipo del nuovo design l'avevamo avuto già tempo fa con la J50, quella però è una versione speciale per il mercato giapponese, diciamo così, e soprattutto ha come base la 488, molto molto diversa, molto molto lontana da questo missile da 1000 cavalli vuoto turbo. La vettura originale fa segnare una classe di S2 915, i cavalli segnati in verità sono 986, qui con 1238 Nm di coppia. Probabilmente questa super coppia è aiutata anche dal fatto che sia un ibrido, no? Ha anche il motore elettrico che spinge tanto, in effetti è un po' pesantuccia per la categoria, 1671 kg, ma è un mostro assoluto. Per esempio, se noi andiamo, vabbè, queste qui sono guardate, la J50 modificata a 980 cavalli, perché poi in realtà di base sono sui 660 come la 488, ma la 488 pista, per dire, no? Che era forse la versione più particolare al di là di robe non omologate, tipo le XX e cose varie, 711 cavalli, 770 Nm di coppia, lontanissimi i valori, ragazzi, dalla SF90 stradale, con un peso però di soli 1385 kg, S1889. Per avere qualcosa di simile a livello di livello, scusate il gioco di parole, possiamo andare per esempio a scocciare la McLaren, anche questa super novità di poche settimane fa. Vedete, S2 913, un livello abbastanza simile, però un sacco di cavalli e un sacco di coppie in meno. Tutto il livello qui lo recupera, o comunque lo butta giù l'SF90 per il peso. E qui sarà interessante capire un pochettino come si colloca questo mostro. Vediamolo intanto un momentino per strada. Guardate, ragazzi, che figata, eh? Interni, va bene, tipicamente Ferrari, stile unico, si capisce subito con il coso giallo centrale. Attenzione a questi tuoni. Auto molto molto bella, davanti più che dietro. Mi piace un sacco il muso con la punta nera lì sotto. Sul lato migliore posso immaginare saranno le prestazioni. Adesso sta venendo a piovere. Vediamo questi teoricamente 1000 cavalli come spingono una vettura completamente originale. Quante marce avrà? 8, credo. Attenzione, ragazzi, perché questa qui non lo sapevo, nel senso che ho sempre creduto che la Ferrari persistesse sulle sue trazioni posteriori, ma questa qui è integrale. A meno che non sia da una parte motore termico e da una parte elettrica, non sono super mega informatissimo su questo, vi chiedo scusa, però ho notato che il gioco la segna come AWD, quindi All Wheel Drive, quindi novità assoluta. Guardate quanto cazzo spinge con i suoi quasi 1000 cavalli, oltre 380 km orari facili, e ce n'è ancora, diciamo così. Comunque vabbè, oltre 380
Diciamo che la sua velocità dichiarata sarebbe di 3,40, oltre 3,80, perché qua sul gioco limiti e cose varie non ce n'è. È un'auto che segna un balzo avanti, diciamo così, no? Per Ferrari nel gioco a livello di design, annate e cose varie, però non per quanto riguarda comunque i principi, lo stile, nel senso che onestamente non mi aspetto chissà che modifiche estetiche da una Ferrari, qualunque essa sia. Diciamo che sono abbastanza superfluo, perché in genere sono fighissime, vanno già bene così. Ecco, guardate che storpiamento, non ci piace questa roba qui. Naturalmente non andremo mai a swappare il motore, voglio solo vedere. Ecco, questo è quello della FXXK e... comunque vabbè, un V12 Ferrari, mentre qui siamo con il suo V8. Vediamo, vi faccio vedere la trasmissione. Vedete, all wheel drive, si può anche fare posteriore, ma a questo punto non ha gran senso, si va a creare del pericolo, diciamo così, ingiustificato. Bruttino, bruttino il portatarga in mezzo agli scarichi. Perché metterlo? Non era più bella senza? E qua ragazzi sarà sicuramente bello fare dei super confrontini a vettura originale con delle concorrenti. Però cominciamo a vedere se nella testa di Gigino ci sia già, per esempio, questa qui, la si chiama proprio SF90 stradale. Perché non provare subito con un SF90 speciale? Sappiamo che Gigino in queste... guardate com'è scampanata già di suo. Però direi che la gomma di fuori in questo caso ci sta bene, perché c'è tanto passaruota bello largo anche dietro, direi. Ma non che il 21 ci stia male, ma lo trovo superfluo in effetti, soprattutto perché poi va un pochettino a abbassare le statistiche, cosa che non vogliamo. Posso dire una cosa? Questo cerchio, non mi capita spesso di dirlo, perché di solito i cerchi originali della Ferrari sono fighissimi, non mi fa impazzire. Questa stella abbastanza classica con quelle pinne in più, che probabilmente hanno anche un senso, direi, aerodinamico, no? Molto molto particolare, sofisticato. A livello di design non bellissimi, preferisco per esempio quelli della 488 pista. Però va detto che comunque non glieli cambierò, perché lo stemma Ferrari lì nel mezzo è abbastanza, voglio dire, un obbligo. Al massimo quello che possiamo fare è cambiare il colore, perché sa tanto di modello base, se esiste un modello base delle Ferrari, voglio dire. Poi magari è magnesio forgiato, capiamoci. Però per farvi capire il concetto, aumentiamo un pochettino i gommoni, che fa sempre bene. E qui immagino che a livello di mescole abbia già una mescola sportiva. Si può andare da gara intagliata o slick. Tanto questa qui la guideremo solamente su asfalti. Quindi andiamo a migliorare un pochettino il peso. Ecco il cambio. Cambio sportivo, cambio da gara. Però guardate, c'è un indizio. Cambio da gara 7, cambio da gara 9. Quindi forse il suo cambio standard è un cambio da gara a 8. Visto che manca, mi verrebbe da pensare così. Differenziale da gara ce l'abbiamo? Sì. Cioè il suo sarà sportivo, quindi lo mettiamo da gara. Andiamo a vedere un pochettino. Oh, bello. Non ci sono upgrade ai freni, il che vuol dire che questi funzionano il meglio possibile e avremo la pinzettina con la scritta Ferrari sopra. Molto molto bene. Attenzione, assetto da gara, si può ulteriormente ribassare. Questi upgrade vanno bene tranne la gabbia. E qua importantissimo, 271 kg in meno. Questo ragazzi farà tanto la differenza, credo, perché comunque è una supercar da quasi 1700 kg. Così rientra un pochettino in una categoria super light. Ma queste sono telecamere, sono sensori quei due. Sembra che abbia, non so, tipo un crostaceo. Guarda, con le occhiettine lì, le antennine. Però è bella, raga, di muso è fenomenale. Mi piace tantissimo la parte nera sotto. Ricorda un po' anche le Formula 1, no? Se volete, con l'ala lì in basso. Andiamo a vedere un pochettino se riusciamo a cavare fuori un sound migliore subito così. Oh, mi sembrava un pochettino troppo ovattato. Va bene, quindi per il video estremo di oggi di prova dell'SF90 direi che puntiamo a livello estremo, che forse non ci arriva però. Puntiamo però al massimo della cavalleria partendo da 1000. Ho molta paura su dove possa arrivare, anche perché il motore V12 sappiamo dove arriva, perché è il solito che abbiamo, che hanno in realtà già di serie, no? Però modificati al massimo più o meno arrivano a quella potenza di 1300. Cos'era? Qui c'è tutto, mamma mia, c'è tutto un discorso da fare sul V8 turbo originale, del quale forse non sappiamo le vere potenzialità, ma stiamo per scoprirle. Secondo me è comunque arrivata sui 1300, se non di più. Scopriamolo. Di più, sì, perché quasi 1400, guardate ragazzi, che differenza adesso, 1400 kg per 1382 cavalli. Auguriamoci che sia guidabile, due gruppi di mamma mia che bello, tanta roba, che poi
Questi qua sono quelli originali, quindi è a listino. Dovesse uno venire il matto, può farsela un po'. È un blu bellissimo. Vi dirò, ragazzi, secondo me considerabilissimo. Però rimaniamo un attimino sugli stati. Cos'è questo colore 2? Solo la pinna? Guardate che roba. Proviamo, perché la forma è giusta. Lì nel triangolo questo ci può anche star bene. Oppure sapete cosa? Ecco, per essere più in linea col tetto, in effetti il nero stacca tantissimo. Possiamo optare per il carbonio lucido. Lo riprende il cerchione. Allora io non dico di farlo completamente nero, anche se sarebbe carino e super cattivo. Un po' brunito mi piace di più. La pinza grigia anche la trovo una scelta un po' troppo stealth, no? Da parte di Ferrari. Perché non metterla in vista questa bella pinza? Magari noi possiamo andare ad utilizzare il classico colore che piace a noi sulla Ferrari, quell'arancio bronzato, però un po' più lontano dal rosso. Lo customizzerei affinché vada un pochettino a strizzare l'occhio al giallo. E voilà, la versione SF90 speciale sta già per essere servita. Allora ragazzi, qui siamo reduci da un bel rischio, ma che alla fine ci ha dato le nostre soddisfazioni, di customizzare niente meno che un F40 con le sagomaturine. E lì abbiamo imparato ad utilizzare veramente in maniera ottimale delle contrastaturine che fossero in grado di disegnare ulteriori muscoli all'interno della carrozzeria della vettura. Qui ce n'è già, mi vengono in mente diverse soluzioni. Una potrebbe essere questa, cioè contrapposta alla muscolatura che c'è già. Ma qui, ragazzi, secondo me, vi faccio vedere una cosa e la provo anch'io nel frattempo, è molto bello probabilmente seguire proprio quello che c'è già, perché è già comunque un pochettino scavato verso l'interno e sì, ben realizzato, che presumibilmente sarà una roba del genere. Guardate, tagliato bene proprio sulla linea già della vettura, bello da tutti i lati, e vedete, crea comunque un'ulteriore bombatura. Non che ce ne fosse bisogno, ma se ipotizziamo una versione speciale ci può stare. Ho lavorato di maschera perché, volendo poi cambiare il rosso di base, si può sempre fare la macchina di un bel logo SF90 senza lo stradale, perché in teoria stiamo facendo la speciale. Ce l'abbiamo pure, guarda la scritta speciale, l'ho fatta grigio scurissimo, quindi si nota un po' meno grigio. A parte questo grigio scuro sui cerchi, ci tornerà utile per rivedere per esempio un tema. Utilizza, tanto per dire, anche sulla 488 pista, sulla 458 speciale mi sembra, cioè con banda grigia decorata, decorata proprio per esempio col blu, che però non è, sì, forse un blu così, se non addirittura un pochettino più verdognolo. Vediamo un attimino, proviamo a schiarirlo un filo, ok, petrolificarlo un pochettino, così la diversifichiamo un pochettino, perché si può anche fare la doppia banda nera classica come abbiamo noi sulla 488 pista qui. Però visto che questo tema in realtà non esiste, è carino riportarlo soprattutto su base rossa, perché avessimo scelto per esempio quella tonalità di blu particolare, magari lì stava bene un doppio grigio e basta, il nero addirittura. Però così questo mix mi piace, solo che dobbiamo un attimino sagomaturinarlo bene qui in fondo, perché sennò si vede la storpiatura sul margine. Dai, così scende abbastanza paro dentro il tunnel. Io a questo punto lo continuerei sopra, non del tutto sopra, ma in particolare nella zona che esce fuori, quindi ancora una volta escludendo questo lato superiore e facendo una cosa del genere. Ora c'è solo un piccolo problema, francamente molto risolvibile, e dopo vari tentativi direi che la soluzione sta da queste parti. Ora, noi non andremo a disturbare il nero che abbiamo fatto, perché quello in teoria non è una sagomaturina ma un elemento stesso della carrozzeria. Dunque ci ritagliamo una bandina ben studiata qui sul retro. Bella anche la contrapposizione tra il geometrico e invece il sinuoso, che è spaccato proprio, no? Tra questi due pannelli, anche perché quello dietro è più piatto, in effetti, e quello davanti c'ha la muscolaturina. Tutto perfetto, devo dire, e non ragionato, tra l'altro, sta venendo fuori in maniera fortunatamente fighissima. Sta per venire fuori un altro piccolo grande lavoro delle officine AM4R. Questo piccolo grande lavoro assume un tantino di pericolosità qui sul retro, dove vogliamo abbellire un pochettino la formazione di questo culo tutto rosso, che secondo me manca di qualcosa di contrastevole con il nero. Noi però, per realizzare tale espansione del design dell'estrattore, vogliamo rispettare anche le linee tese e belle che comunque l'auto conserva. Allora, questo qua deve andare più così, è più pareggiato. Vedete come ho aumentato la muscolatura dell'estrattore? Ma il cavallino posteriore dell'SF1000 ha la testa fuori?
Ce la vedete com'è? Sbuca, dietro si può fare così, plin plin. Sembra curiosa come cosa. Comunque mi fermerei qui con il design dell'estrattore per non fare macchia nera poi generica. Anche perché qua ho intravisto forse una chance di fare qualcosa di carino per riprendere poi tutto il discorso che abbiamo appena fatto per l'auto. Avrebbero fatto bene, però forse sapete cosa? Quella base di Forza Horizon ci viene, che noi non la usiamo perché è brutta. Ma vabbè, è rovinato proprio il design da questa placca nera, no? Perché pensate senza, è semplicemente una forma che va giù, si unisce al faretto molto formulesco che c'è lì sotto. Davanti l'auto non richiede nulla, perché non possiamo continuare la banda, che c'è la parte nera lì che fa il suo, va benissimo così. La banda abbiamo detto che se ne va sotto nel tunnel e sparisce lì. Il tetto è in carbonio, ok. L'unica cosa che voglio provare è la pinna, forse rossa, non tanto, magari in carbonio anche quella sarebbe vincente. Ma a livello di impatto cambia poco, però se uno poi sta a guardare, c'è. Ragazzi, è o non è bellissima? Ancora una volta ci siamo permessi di toccare abbastanza profondamente una Ferrari e, se devo dire la verità, abbiamo indovinato di nuovo. Certo, ci siamo rifatti a temi risaputi, però voglio dire, abbiamo fatto comunque degli adattamenti speciali per dar vita appunto alla SF90 speciale. Guardatela qui, bisognerebbe vedere nei configuratori se fanno. Sicuramente sulla 488 sì. Attenzione che qua questi 1400 cavalli scalciano brutto. Devastante, veramente allucinante. Vediamo se i rapporti adesso si sono persi qualcosa per strada. Ne ha 8, prima faceva i 3,80. L'ottava è bella lunga, però va bene perché magari serve così da tiro, no? Vabbè, ovviamente adesso arriva a più di 400 km/h con tutta la cavalleria che ha. Peraltro con una rapportatura. Ciao! Ci vediamo? 400? Fammi vedere i 4,30. Dai, merda, 4,29, davvero? Ce l'abbiamo fatta! Ragazzi, che missile! E quanto più corposo il sound! Ha uno 0-100 vagamente ipotizzabile, insomma, impossibile. Vediamo, forse se faccio la partenza di terza. Mamma mia, ma 2 secondi, 1,8, che ci ha messo? Quante possibilità abbiamo, secondo voi, di aver ritrovato un'auto da 50 o meno secondi nel Malavidrome? L'unica è stata la Mercedes, la Project One modificata, ovviamente, quindi lo è anche questa. Il kart in regola ci sono perché è integrale, aerodinamica però non gliene abbiamo montata perché era brutta, quindi ci dovremmo accontentare della sua. Proviamola allora. Mamma mia, quanto è bella, ragazzi, però la proviamo tutta così modificata, perché tanto poi se la vogliamo buttare in mezzo a qualche super confrontino converrà invece ripristinarla, almeno meccanicamente, insomma, no? La livrea è bellissima così. Per scegliere delle concorrenti, comunque, insomma, da modificate cambia tutto, no? Non ha senso. Allora, ho notato che le prime 4-5 marce è davvero corte, quindi attenzione con le cambiate. Però non gira moltissimo nelle curve strette. Ma io capisco che l'abbiamo imbottita di cavalli, probabilmente la sua efficacia perfetta l'avrebbe avuta in configurazione originale con gomme, assetto, eccetera, che magari può essere quello che poi andremo a fare. Però onestamente neanche mi aspetto un fallimento così enorme a livello malavidromico. E in effetti non lo sarà, dai, dobbiamo solamente capire noi l'approccio migliore che dobbiamo avere con lei per sfruttarla al massimo. E poi comunque viaggia. 53 secondi penso sia il giro da fermo questo qua migliore. Vediamo, perché forse adesso 51, 50, no, sempre 51, però l'ho abbassato alla fine. Noi avevamo visto un 51,8 mi pare, poi all'ultimo giro ci ho provato prendendo a raper le corna, viene fuori un 51,108, ancora un filino migliorabile forse in 50 alto, ma sotto il 50 in configurazione così
è molto dura. 51-108 comunque vuol dire podio, come vedete, stesso Void. Qui si infila tra le due Aston Martin Valhalla, che erano una dietro l'altra in configurazione originale e modificata. L'ho chiamata SF90 speciale M4R, perché comunque l'SF90 stradale sarà poi la versione Orige, punto. Non finisce qui comunque, perché tutti questi cavalli, queste modifiche sono un esercizio, diciamo, di benessere mentale nostro e di Gigino, però i veri valori poi andrebbero misurati con auto originale confrontata ad altre. Certo è che questa bellezza che abbiamo tirato fuori subito pronto via valeva la pena di vederla un pochettino anche pompata. Nel Malavidrom è un po' troppo. Vediamo allora come se la cava su qualcosa di più aperto. Avversari niente male, vedo. Senna. Ecco, in questi curvoni così, ragazzi, è devastante, avete già capito. Ovviamente grandissimo motore, 430 km orari, anche quello l'avevamo, oddio, un pochettino inteso. Questa è una gara molto rapida. Guardate come si fa fatica a trovare spazio per i sorpassi, anche loro tra di loro rischiano le sportellate. Siamo arrivati a podio. Oh, qua c'è una curva bella stretta, si butta dentro proprio la Aston Martin. Quella è un'auto straordinaria. Ma vediamo Cesarino dall'esterno con l'SF90 speciale. Si riprende la posizione per portarla almeno a podio, dove credo in effetti meriti al minimo di stare questa macchina. Eccezionale. Non siamo di fronte alla nuova rivelazione del gioco, però, che poi, a dir la verità, a causa di questa trazione integrale, ho il dubbio che in un confronto diretto in alcune piste con la 488 pista, anche se ha un bordello di cavalli in più, potrebbe quasi vedersela, eh? Perché è più pesante, è lievemente più impacciata, ma almeno qui, la sensazione. Cioè, l'inserimento fulmineo delle Ferrari me lo ricordavo diverso. E qua probabilmente la trazione integrale che questa introduce ci fa avvertire un pochettino quella differenza, no? Intanto qua che botta abbiamo preso. Pensavo che quel casottino venisse giù. SF90 speciale distrutta, ma podio ottenuto. Peccato con tutte queste ammaccature. Bellissima però l'auto. E questa, signori, era la nostra versione della nuovissima neo giunta qui in Messico Ferrari SF90 stradale, diventata speciale per mano di M4R, con foto di rito finale, con un contesto piuttosto stiloso. Trattandosi di Ferrari ci sta sempre bene. Fatemi sapere la vostra, io vi aspetto qui sotto su Instagram e mi raccomando, partecipate al giveaway di Instant Gaming, dove qualunque gioco troviate nella lista potreste vincere. Ciao!